ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi nuova tipologia che mi piace tantissimo filmare, so che piace tantissimo anche a voi. E oggi ragazzi è la volta di uno dei brand più importanti del mondo del lusso, se non il più importante, e quello forse anche un po' più così con la puzzina sotto il naso, cioè Hermès. Ragazzi, non so come sia possibile veramente che ancora non abbiamo fatto Hermès per questa categoria, ma oggi vediamo di recuperare subito, anche se non vi nascondo che mi sto preoccupando non poco, perché come sapete qualsiasi sia la cosa più economica sul sito Hermès io dovrò acquistarla, quindi spero che non sarà una cifra folle, ma appunto adesso scopriamo assieme qual è la cosa più economica sul sito Hermès. L'acquisteremo, poi la spacchetteremo assieme. Eccoci sul sito Hermès, molto clean come aesthetic devo dire, ci sono tutte varie cosine, mi piacciono un sacco queste illustrazioni, sono molto molto carine e simpatiche devo dire. Dolci, attenzioni, vediamo, c'è un cappotto da 6.500 euro ragazzi, se vi piace adesso sapete il prezzo. Beh, ragazzi, qui vedo un bracciale che già mi fa sentire un pochino meglio, perché questo bracciale marbling, che oggettivamente è orribile, scusate l'ho detto, è bruttissimo, ma costa 250 euro, quindi insomma tutto sommato qui già c'è una cosa che appunto non ha tre zeri, che già è positiva come cosa, quindi ok, già un pochino di ansietta mi è passata. E poi abbiamo il berretto Serena Éperon d'Or da 365 euro, che nonostante il nome d'Or non penso proprio sia fatto d'oro. E poi abbiamo il berretto Deville da 450 euro. Andiamo a fare una panoramica sul sito di Hermès e vediamo quali sono prima le cose più costose direi, ok? Che mi piace sempre un po' farmi gli occhi e vedere questi prezzi assurdi, specialmente dopo l'ultimo video di Cartier in cui abbiamo visto collane da quasi 500.000 euro ragazzi, quindi vediamo un po' se qui riusciremo a battere il record di Cartier e troviamo qualcosa che sia ancora più costoso della collana da 400, cos'era, 430.000 euro, una cosa del genere. Qui abbiamo Carré 90 Cavalcats, cioè che cos'è, praticamente una sciarpa in seta, presumo, da 410 euro. Poi c'è questa sciarpina che costa addirittura ancora meno del bracciale brutto di prima, e questa è carina, devo dire, questa sciarpina è carina, con il colore classico arancio di Hermès, da 165 euro. Quindi ragazzi, qui già nell'home page ti fanno vedere roba da poracci, quindi non penso che sia positiva come cosa, perché mal che vada ho già trovato una roba che costa 165 euro. Andando un pochino più in giù, devo dire che questa homepage di Hermès è infinita. Ci sono i gioielli, partiamo da questo, con questo anello da 3.500 euro, che comunque conoscendo Hermès non è niente. Poi ci sono questi orecchini a lobo da 3.950 euro, che sono veramente minuscoli. Bracciale, vabbè, questo bellissimo bracciale Chain Dunk Verso da 7.000 euro. E poi c'è un'altra collana da 4.900 euro. Andiamo a vedere le categorie. Collezioni. C'è la sezione profumi e make up, che di solito ha le cosine che costano meno, ma voglio prima andare a vedere quello che costa di più. Alta gioielleria. Vediamo se qui i prezzi ce li mettono, perché non è detto. Qui partiamo benissimo con questo pendente molto molto bello, proprio il primo, da 11.000 euro, ma io vorrei ordinare per ok, questo è per pertinenza, per fortuna, meno male, c'è anche la possibilità di ordinare per prezzo dal più basso al più alto, o viceversa dal più alto al più basso. In questo caso naturalmente ci serve il prezzo dal più basso al più alto. Cosa non scontata però, perché se avete visto altri video di questa tipologia sul mio canale, sapete che non tutti questi siti di lusso ti danno la possibilità di ordinare per prezzo, perché loro dicono: tu, se una cosa ti piace, non devi guardare il prezzo, capito? Quindi se lo guardi sei poraccio, praticamente. E quindi proviamo a fare dal prezzo più basso. Che tra l'altro, quando io dico queste cose, alcuni si offendono. Ma ragazzi, io scherzo, però un po' questi marchi, la puzza sotto il naso ce l'hanno. Cioè c'è sempre quella roba che tipo quando entri in negozi del genere, soprattutto da Hermès, ti senti tipo minuscolo, no? Allora, partiamo dal prezzo più alto, che mi stavo sbagliando, stavo partendo da quello più basso. No, vabbè. Ma qui ragazzi, però qui mi cade un mito, ma com'è possibile?
Quello che costa di più è questa collana da 11.000 euro. Cioè, ma dai, Hermes, ma stai scherzando? Forse perché le cose che costano di più non te le fanno proprio vedere sul sito, non ti fanno vedere il prezzo né niente, cioè non ti fanno neanche vedere il prodotto. Se da Cartier ti facevano vedere il prodotto ma non il prezzo, qua non ti fanno proprio vedere il prodotto, un po' come con le borse. Infatti sul sito di Hermes puoi cercare una Birkin, una Kelly, una Constance, ma non le troverai mai. Pendente in oro rosa ornato di diamanti, sono diamanti effettivamente, fermaglio Tibar, reinterpretazione dei tradizionali canoni Hermès, Shen Danko verso rivela maglie pavé su entrambi i lati, in un invito ad indossarlo in diversi modi e all'abbinamento con altre creazioni. Ovvio, se vuoi comprarne altre tanto meglio. C'è la possibilità di acquistare, perché si può anche aggiungere al carrello. Allora, allontaniamoci, che ancora per sbaglio non clicco, non lo aggiungo al carrello. Questo, tra l'altro, mi ha colpito questo bracciale. Io allora non devo fare shopping perché io poi sono pericolosa, ma vedo questo bracciale mini Kelly, ragazzi, ma quanto è bello da 390 euro, a parte che mi sembrava costassero di più i braccialli Hermès. Adesso io ne ho 3-4 ed è da un po' che non li acquisto in realtà, li ho presi tutti nello stesso periodo anni fa, ma pensavo costasse un pochino di più. Ma quanto è bello rosa così, oppure menta, vediamo il colore menta, molto molto carino, molto molto carino. Ma questo è il primo così rosato chiaro, ragazzi, potrebbe quasi essere un prossimo acquisto. Non si sa, non si sa, perché mi ispirano un poco, devo dire, eh? Poi di questo colore molto in palette per me. Vediamo gli orologi. In realtà non conosco tantissimo Hermès per gli orologi, cioè non mi sembra che siano particolarmente conosciuti per i loro orologi, e quindi sono curiosa. Ordinando per prezzo più alto c'è questo orologio Galop d'Hermès, modello grande, da 40 mm, da 26.200 euro, che comunque però in confronto alla collana da quasi 500.000 euro di Cartier mi sembrano bruscolini. Non so se poi avete anche voi la stessa identica sensazione, ma dopo che abbiamo visto quella collana praticamente tutto mi sembra cheap. Beh, non si può dire che non sia bellissimo come orologio, ovviamente va a gusti, ma vedo che è tempestato di diamanti e quindi capisco che il prezzo appunto salga tantissimo, proprio perché è fatto con oggetti molto preziosi. Che praticamente non c'è neanche una descrizione di questo orologio, ok? Cioè io devo spendere 26.200 euro e tu non mi dici niente di questo orologio. C'è il nome che è in francese, vediamo che cos'è che c'è scritto, niente, la circonferenza, il cinturino nero, ma va, cioè lo vedo, e ah sì, no, c'è una mini descrizione di due righe. Orologio in oro rosa pavé, movimento al quarzo, quadrante in onice pavé, cinturino corto in alligatore liscio nero. Ma ragazzi, ma qua sotto tra i consigliati io nemmeno lo sapevo che Hermès vendesse divani. Voi lo sapevate? Cioè vi giuro, io non lo sapevo, ma vedo che c'è un divano da 112.500 euro. Ragazzi, attenzione, qui stiamo già parlando di cifre un po' più serie, perché l'orologio da 26.000 non era seria per capire. Divano sellier angolare a 5 posti, ragazzi, da 112.500 euro, oh mio Dio, è addirittura disponibile in 4 colorazioni. Divano angolare a 5 posti, struttura in noce canaletto, seduta rivestita in tourillon. Io adoro che inseriscono tutti questi termini in francese, no? Anche nel sito in italiano ci sono tutti questi termini in francese che dopo tutto non si sa che cosa significhino, però fa figo, cioè però suona bene. Bracciolo destro rivestito in pelle con tasca per riviste. Ah, beh, c'è la tasca per riviste, allora ragazzi, cioè qua il prezzo sì che è. Visto che il divano ci ha dato soddisfazioni, andiamo a vedere la sezione casa esterno equitazione. Ordinare per prezzo più alto, perché adesso sono veramente curiosa. Ah no, ok. Effettivamente la cosa che costa di più, e io penso che sia la cosa che costa di più proprio in assoluto sul sito di Hermès, è appunto il divano che abbiamo appena visto. Arriviamo al tavolino da gioco da 88.000 euro. Perché giocare a dama o a scacchi su un tavolino qualsiasi, ragazzi? Serve quello di Hermès, da 88.000 euro direi, cioè. Vediamo la descrizione, che le descrizioni mi fanno impazzire, anche se Hermès non si è impegnato tantissimo nelle descrizioni, mi sembra di vedere fino ad ora. Allora, vediamo. A parte ammiriamo questo tavolino, ragazzi, che non sarà... cioè, sembra un tavolino da bambini, ma è piccolissimo, è bassissimo, come se stai seduto a terra. Cioè, vabbè, non sarà più grande di
tipo un metro, cioè è pure piccolo, vabbè. La semplicità della linea di questo tavolo da gioco contrasta con la ricchezza dei dettagli. Ecco, anche loro lo ammettono che è molto semplice, però ti spiegano il perché. Il contrasto con la ricchezza dei dettagli del savoir-faire e dei materiali, vedete le parole francesi, buttate là così perché fa figo, e dei materiali racchiusi nel suo scrigno. Quanto mi piace la parola scrigno. Il tavolo incorpora due piani da gioco reversibili in intarsio di cuoio che invitano a giocare a carte, a scacchi, a dama o a backgammon, e ospita degli scomparti rivestiti in cuoio Torillon che custodiscono pedine, dadi e gettoni. Chissà se sono incluse le pedine, i dadi e gettoni oppure no. Poi abbiamo tutta una sfilza di divani infinita, veramente. Cioè, c'è anche quello a tre posti da 81.000 euro, se non volete quello di prima. Cioè, insomma, comunque hanno moltissima scelta. C'è anche quello da 76.500, volendo, che è da due posti, però. Quando vado all'IKEA la prossima volta mi sembrerà tutto cheap. Dopo che ho visto questi prezzi, l'IKEA mi sembrerà che mi regali la roba. Vediamo la sezione casa esterno equitazione. E la cosa che costa di più sono questi due globi. Ok, vediamo questo. Costano uguale, 19.500 euro, ragazzi. Beh, è meraviglioso. Ci sono tutte le costellazioni. No, ma è bellissimo. Vabbè, questo mi piacerebbe un sacco. Se qualcuno di voi vuole cortesemente farmi un regalo, che era il mio compleanno, ecco questo. Da 19.500 euro. Globo celeste Apollo 24. Globo celeste in vitello. In vitello? Globo celeste in vitello Swift stampato e inox dorato, cioè non è neanche in oro, è inox dorato, dai Hermes, per quasi 20.000 euro, ma dammelo in oro, non in inox dorato, vabbè. Intarsio di pelle, 12 inserti in pelle stampati e rivestiti, cartografia celeste dettagliata, sospesa tra anelli in acciaio inossidabile dorato, la Via Lattea cartografata con cura, prende forma super in vitello Swift, stampata e rivestita con una stampa dorata su sfondo blu di Prussia. Ovviamente non poteva essere un blu normale, doveva essere blu di Prussia. Questo nuovo globo ricrea il cielo stellato e ci guida tra le costellazioni. Beh, devo dire che come oggetto d'arredo è bellissimo, mi piacerebbe un sacco averlo. E, ci spenderei mai quasi 20.000 euro? No, sinceramente no. Voglio vedere anche nella sezione donna la linea prêt-à-porter. Facciamo collezione autunno-inverno 2022, vediamo. Ok, abiti da 1.500, cappotto da 5.700, vediamo, ordina per prezzo più alto, che sono curiosa. C'è questo cappotto ampio, motivo rocabar, qualsiasi cosa significhi, da 9.000 euro, ragazzi. No, sembra poco in confronto a quello che abbiamo visto fino adesso. 9.000 euro, stavo per commentare la bellezza di questo cappotto. Personalmente non mi fa impazzire, poi ditemi voi, ma appunto, personalmente no. Così. Un cappotto ampio in cashmere e mohair con motivo rocabar. Collo in agnello, chiusura centrale sul davanti con zip in metallo placcato palladio e conica linguetta in agnello. Tasche sui lati con profilo in agnello. Retro, maniche, parte inferiore del cappotto e bordi della zip con profilo in agnello. Fodera delle tasche con motivo H-Poisson. No vabbè ragazzi, volendo tra gli oggetti decorativi c'è questo cofanetto porta tutto Amalte modello piccolo, cioè che è molto carino perché guardate quanto è carino, è tipo una scatolina piccolina, tipo un portagioielli, ok? Pensati per contenere gli oggetti femminili più preziosi, anelli, orologi, gioielli. I cofanetti rivestiti in pelle presentano angoli arrotondati in olmo massiccio, proposti in due misure e in due nuove tonalità di pelle, offrono un interno morbido e ovattato in agnello scamosciato dal contrasto di colori sorprendente. L'unione del legno di olmo chiaro con la pelle Evercolor leggermente martellata, solo leggermente martellata, crea un'estetica delicata e preziosa.
Il coperchio è impreziosito da una sottile firma con l'iconica H Avalon marcata a caldo. Cioè, io adoro, ragazzi, tutta questa descrizione per una scatolina minuscola con due inserti per metterci i gioielli. Ma andiamo finalmente a fare quello per cui siamo qui, ovvero trovare quello che costa di meno. Allora, nella sezione donna e uomo, prêt-à-porter, carré, scialle e sciarpe, non penso che troveremo effettivamente la cosa più economica di tutto il sito. Proviamo a vedere tra cappelli e guanti, che come accessori dovrebbero essere quelli, insomma, meno costosi, prezzo più basso, quindi ordiniamo per prezzo più basso. Abbiamo un fazzoletto da 126 euro, sia di questo color turchese verdolino che rosa. Ovviamente vado a vedere quello rosa, che è il mio colore preferito. Allora, fazzoletto, oddio, come si pronuncia? Cosa vuol dire? OP'H, vabbè, è un fazzoletto effettivamente, 42 x 42 cm. Quindi uno di quei fazzoletti, tipo quelli in cotone che ha mio papà sempre in tasca, quelli che usavano una volta, vabbè. Però effettivamente 126 euro penso proprio che sia il prezzo più basso che abbiamo visto fino ad ora. Quindi, in caso, teniamo a mente questo, che non è male, insomma. Poteva andarmi peggio. Quando faccio questi video ho sempre paura che quanto costerà la cosa più economica, appunto. 126 euro non è male, ma andiamo ad esplorare ancora, perché ci sono altre sezioni che secondo me potrebbero avere cosine che costano di meno. Vediamo la sezione casa, lascio perdere la sezione uomo perché come prezzi siamo là. Vediamo la sezione casa. Allora, interessante, ply dei cuscini. Vediamo. Ok, qui quello che costa di meno è questo cuscino, Brides de Gala, non lo so come si pronuncia, 450 euro, quindi decisamente no, rimaniamo ai 126 del fazzoletto. Magari in oggetti decorativi potremmo trovare la cosa che costa di meno, vediamo. Eccolo qua, molto carino questo vassoietto, ma viene a costare 208 euro, quindi siamo ancora superiori al nostro fazzolettino. Restando sulla sezione casa esterno equitazione, che secondo me, appunto, potrebbe darci qualche soddisfazione, vediamo la sezione tavola. La tavola di Hermès, linee marcate, colori intensi, raffinate porcellane. Attraverso i suoi disegni Hermès racconta storie da assaporare in occasione di una cena di gala o all'ora del tè in un intimo tête-à-tête. Anche qui dovevano inserirci la parola francese. Allora, vediamo, scopri le collezioni, sono molto molto belli, devo dire. Allora, prezzo più basso, rullo i tamburi, vediamo. Ok, ragazzi, ok, abbiamo il prezzo più basso per adesso, che ha battuto il fazzoletto da 126 euro. Abbiamo questi tre piatti da pane da 55 euro, che, notare, costano meno del cucchiaio da caffè, che ne costa 58. Quindi, se non troviamo niente che costa meno di questi piatti, dovrò andare a scegliere uno di questi tre colori. Costano tutti e tre 55 euro, ma vediamo se riusciamo a trovare qualcosa che costa ancora meno. Ho i miei dubbi, perché anche nella sezione profumi, in realtà, i profumi costano tutti più di 55 euro. Quindi, e calcolate che questi piatti sembrano grandi così a vedersi, ma in realtà il piatto da pane è piccolissimo, quindi sono veramente minuscoli. Sempre in questa sezione vediamo arredamento e illuminazione, dove c'era il divano da oltre 100.000 euro. Ok, però vediamo, magari c'è anche questo carrello in vimini praticamente da 34.000 euro, oppure la scrivania, che cos'è, una specie di scrivania, un tavolino da 30.600 euro. Ok, allora no, ordina per prezzo più basso. No, decisamente no in questa sezione, proprio quello che costa di meno non lo troveremo sicuramente. No, vabbè ragazzi, quello che costa di meno, io pensavo fosse questo sgabello a costare 1200 euro, ma in realtà non è lo sgabello che costa 1200 euro, è il cuscino, ragazzi, c'è solo il cuscino di questo sgabello, ok, questa parte marrone in pelle, è solo quello che costa 1200 euro. Nella sezione scrittura effettivamente troviamo le ricariche da block notes da 24 euro, quella che costa di meno, 25, 26 eccetera, ma anche qui, come nel video di Cartier, dobbiamo decidere se andare ad acquistare un prodotto che è una ricarica di un altro prodotto, quindi non è effettivamente un prodotto in sé, un prodotto
intero, oppure andare ad acquistare effettivamente il prodotto che costa di meno ma che sia un prodotto di per sé. E qui ci sono appunto effettivamente un sacco di ricariche per agende varie, ma non utilizzabili di per sé perché appunto fanno parte di un prodotto più grosso e va unito tra virgolette, ok? Quindi poi abbiamo questo libro da 29 euro. Ecco, io direi che, perché le altre sono ricariche, poi c'è un libro da 36, io direi che per il momento il prodotto intero, che non è una ricarica per un altro prodotto eccetera, ma è un prodotto di per sé, è questo libro Hermès Pop-Up in inglese da 29 euro, che ragazzi, posso dire, per essere un libro di Hermès, 29 euro non è niente. Addirittura anche molto molto artistico, con queste illustrazioni che sembra saltino fuori dalle pagine, insomma molto molto bello. Per il momento, ragazzi, devo dire che non va affatto male, almeno per le mie tasche, questo video, perché mal che vada, sono 29 euro. Ma vediamo se riusciamo a trovare qualcosa che costa ancora meno. Categoria biancheria da bagno e spiaggia. Magari possiamo trovare qualcosina qui, prezzo più basso, vediamo. No, qui abbiamo, ok, sono degli asciugamani minuscoli, sono proprio quelli che si usano solo per le mani, piccolini, quadrati, sono grandi, tipo così, da 50 euro però, disponibile in bianco, in blu e in arancio, poi c'è un asciugamano già più grande da 55 euro, prezzo basso, ma non è il più basso che abbiamo visto finora, che è quello del libro. Sezione giochi ed esterno, quello che costa di meno sono i set di mazzi di carte da 115 euro. E l'ultima categoria per la sezione casa, esterno, equitazione sarebbe equitazione e cani. Vediamo sezione cane, perché sezione selle, cavallo, cavaliere sicuramente non costerà poco, ma la sezione cane magari un collarino, ok. Sto per dire un collare per cani che costa poco, c'è questo da 800 euro. Perché trattare il tuo cane da poraccio? Compragli il collare di Hermès da 800 euro. Notare la descrizione, un oggetto e i suoi segreti. Ma guarda questo cane, guardalo, quali segreti può nascondere secondo te? Mi fai impazzire. Ok, allora, le collezioni per cani Hermès si adatta alle mode e alle epoche. Nel XIX secolo gioca con materiali, colori e motivi per dar vita a collari per la città, le corse o la caccia. Oggi questa collezione si reinventa e si ispira all'universo equestre, ne riprende codici e savoir-faire. Dai, è altra parola francese. Poi addirittura c'è lo shampoo naturale per cani e anche il balsamo, che costano soltanto 70 euro però, ragazzi, dai, insomma, la spazzola da 90, poi vediamo i guinzagli da 610 euro, la borsa per cani da 1700 euro, il frisbee da 175 euro, immaginate ogni volta che lo lanci, tipo, prendilo, poi quando non torna indietro è la fine, e stai tutta la notte a cercarlo perché è un frisbee di Hermès. Guinzaglio da 610 euro, collare 650, quindi effettivamente sì. Non è il collare con guinzaglio, eh no, devi comprarli separatamente. Vediamo prezzo più basso però, perché qua veramente siamo alla follia. Ok, il prezzo più basso è effettivamente, sono effettivamente lo shampoo ed il balsamo da 70 euro. A questo punto abbandoniamo la sezione casa, esterno, equitazione, che comunque ci ha dato soddisfazioni, devo dire. Proviamo con la sezione profumi e make up, perché nella sezione regali e petit ci sono in realtà prodotti delle altre categorie che loro considerano essere anche dei buoni regali, però in realtà sono cose che abbiamo già visto nelle altre categorie, quindi edizioni speciali e servizi sono appunto oggetti che loro ti personalizzano se vuoi, oggetti su misura che si possono richiedere, ma appunto non sono oggetti acquistabili. Possiamo provare, a questo punto ci rimane solo la sezione profumi e make up. Allora, vediamo profumi. Ok, ragazzi, attenzione, qui c'è questo gel detergente delicato per le mani senza risciacquo, Eau de Citron Noir. Cioè, scusate un attimo, gel detergente delicato per le mani senza risciacquo, cioè, sembra praticamente la mucchina. Giusto? C'è la buchina, ok? Da 80 ml, quindi insomma manco così piccola, da 27 euro però, ragazzi, eh? Subito dopo ci sono le saponette da 31 euro, carine le saponette, mi sarebbe piaciuto, però
Io penso che per il momento abbiamo un nuovo vincitore che va a battere il libro da 29, perché abbiamo questo gel, sì, è a mucchina, ma perché la chiamano, perché adoro, gel detergente delicato per le mani senza risciacquo, Eau Citron Noir, la mucchina, 27 euro, perfetto da tenere in borsa per un utilizzo quotidiano, lascia sulla pelle le note rinfrescanti della Cologne Hermes, si ricarica con il flacone da 290 ml, ah, quindi è anche ricaricabile, ok. Applicare una piccola quantità di gel detergente sul palmo della mano e distribuirla in modo omogeneo, non è necessario risciacquare né utilizzare acqua o sapone. Un altro modo di profumarsi con Eau de Citron Noir. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa che costa ancora meno di questa a mucchina, chiamiamola per quello che è, da 27 euro. Allora, torniamo nella sezione profumi e make up. Profumi, vediamo esclusive. Decisamente no, quello che costa di meno è questo cofanetto con 4 profumi da 156. Sezione bagno, di nuovo ci fa vedere, sì, molte cose sono categorizzate ma fanno parte di più di una categoria, quindi le rivediamo più volte, e qui siamo sempre alla nostra, al nostro gel detergente per le mani da 27 euro. Sezione regali, quello che costa di meno è sempre un cofanetto con 3 ricariche da 68 euro, quindi supera decisamente i nostri 27. Ci rimane la sezione make up, che io pensavo fin dall'inizio fosse quella che contiene il prodotto che costa meno, ma vediamo, perché pensando ai prezzi dei prodotti make up Hermes non credo sia così. Effettivamente no, perché quello che costa di meno per quanto riguarda il make up, tra l'altro sti rossetti mi ispirano tantissimo, ma quanto è bello questo. Ah, è solo la ricarica del rossetto, ok, quindi compri il pack e poi cambi le varie ricariche, ma questo colore rosa, ragazzi, ma quanto è bello, è bellissimo, mio Dio. Vi piacerebbe, facciamo una piccolissima parentesi in questo video, vi piacerebbe se vi facessi il video dedicato solo con make up Hermes? Perché non ho mai provato, a parte un paio di cosine così random, ma non ho mai provato tantissimi prodotti Hermes, e mi farebbe molto piacere farvi un video dedicato se vi interessa. Quindi ditemi voi nei commenti se vi piace come idea, ve lo farò, anche perché qui ad Amsterdam ho il negozio Hermes a pochi passi, in realtà ne ho 2 a pochi passi, quindi potrei andare direttamente ad acquistare tutto nello store. Torniamo al prodotto che costa di meno, decisamente non è nella sezione make up, perché qui c'è la matita labbra, però costa 35 euro. Vediamo sezione make up viso, abbiamo visto le labbra, vediamo il viso, peccato non si possa vedere tutto in un'unica sezione. No, vabbè, queste bellissime, ragazzi, ci sono le salviette opacizzanti da 38 euro, purtroppo non è quello che costa di meno, ma mi sarebbe molto piaciuto veramente averle, perché le utilizzo io le salviettine opacizzanti, assorbono il sebo se avete la pelle mista e grassa, sono la salvezza e sono presenti nei miei What's in my bag dall'inizio, da quando ho iniziato a fare YouTube. Però non saranno loro che andremo ad acquistare oggi, vediamo che cosa ci rimane a questo punto. Sezione mani, vediamo, abbiamo, allora, che belli questi smalti, abbiamo le limette per unghie in cartone con scatola Hermes, però attenzione, 2 limette per unghie da 45 euro. Io vi giuro, voglio troppo troppo vedere la descrizione. Le 12 limette per unghie in legno di pioppo, ma perché 12, non dice 2, quante che, ah no, ma sono 12, ok, allora 12, boh, insomma, comunque è caro il prezzo, però insomma pensavo ce ne fossero 2. Le 12 limette per unghie in legno di pioppo proveniente da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità, sono, questo è apprezzabile, sono custodite in una orange, che qui parola francese, notare, il materiale duttile favorisce il gesto. Queste limette hanno 2 facce, una beige, l'altra arancione. La prima permette di limare rapidamente l'unghia e di donarle la forma desiderata, la seconda, a grana più fine, è ideale per rifinire e perfezionare la manicure. Anche se una persona che va a fare shopping sul sito di Hermes, io non penso così, la penso così, non penso che si faccia la manicure da solo così. A questo punto ci rimane soltanto la sezione accessori make up,
che potrebbe... No, in realtà no, ci sono solo... Cioè, no, ci sono 5 cose. Prezzo più basso, ma sono queste. No, e di nuovo la matita labbra, perché appunto ripetono più, cioè lo stesso prodotto in più categorie. Quindi a questo punto direi che abbiamo ufficialmente trovato il prodotto che costa di meno sul sito Hermès, ed è la mucchina, il gel detergente delicato per le mani senza risciacquo Eau de Citron Noir, che è praticamente il gel igienizzante per le mani, da 27 euro. No vabbè ragazzi, qui in piccolo c'è scritto è un regalo? Ci ho cliccato su e sentite un po' che cosa dicono, mi lascia un po' perplessa sta cosa. Tutti gli ordini vengono consegnati in una scatola arancione avvolta in un Astro Bolduc, che è il classico, la classica scatola arancio che sicuramente conoscete, con il nastrino marrone, ad eccezione di prodotti di profumeria, make-up e bellezza, ricariche per agende, quaderni, libri, oggetti Hermès Editeur, oggetti voluminosi e alcuni articoli da equitazione. Questo significa che siccome acquistiamo una roba che costa poco, cioè diciamolo così, perché la sezione make-up, profumi e bellezza, che è quella che costa di meno, ti dicono già da subito che non ti danno la scatola arancione tipica di Hermès con il nastro. Posso dirvi una cosa? Questa cosa mi lascia un po' perplessa. Hermès sembra che vogliano starti antipatici per le politiche che hanno, perché ad esempio noi questa tipologia di video l'abbiamo fatta, allora voi sicuramente vi ricordate più di me, ma l'abbiamo fatta con Cartier, l'abbiamo fatta con Tiffany, l'abbiamo fatta con Fendi, l'abbiamo fatta con Louis Vuitton, l'abbiamo fatta con Gucci, sicuramente me ne sfuggono altri, e nessuno di tutti questi brand ha questa policy. Tutti i brand di lusso da cui abbiamo acquistato per questa tipologia di video ci hanno sempre fornito il packaging uguale, identico a quello che avrebbero fornito con i prodotti più costosi. Quindi Hermès, che cosa vi devo dire? Qui un pochino mi scade, perché non me l'aspettavo onestamente da Hermès una cosa del genere. Cioè, nel senso, se io dovessi acquistare, cosa che appunto ho in mente di fare per un video, se io dovessi acquistare tutta la linea di make up completa, andrei comunque a spendere tantissimo, ok? Però qui già mettono le mani avanti e mi dicono che comunque la scatola figa con il logo Hermès non mi arriva. Ma vabbè, a parte questo, aggiungiamo al carrello il nostro gel detergente e procediamo all'acquisto. E qui te lo scrivono di nuovo, la scatola arancione, tutti gli ordini vengono consegnati in una scatola arancione a volte in un astro, ad eccezione di alcuni oggetti appunto, tra cui quello che acquistiamo noi. Vedo però che la consegna è gratuita, direi almeno questo, e adesso procedo con il pagamento. Per motivi di privacy non ve lo faccio vedere, perché ovviamente devo pagare con la carta di credito. Quindi ci rivediamo tra qualche giorno, quando ci arriva il nostro pacchettino, ovvero nella scena successiva che voi vedrete subito, ma per me sarà passato qualche giorno. 2 days later. Ragazzi, sono passati solo 2 giorni ed è già arrivato il nostro pacchetto, però è arrivato appunto in questa confezione così che io non avevo neanche capito che fosse di Hermès, e quindi l'ho aperto, poi mi sono resa conto e l'ho subito richiuso per spacchettarlo con voi. Appunto, devo dire che come pacco lascia molto a desiderare, cioè nel senso, è stato incartato in questo coso di plastica. Ma vediamo la scatola in sé, che appunto è questa, bianca, semplice, non c'è assolutamente nessun riferimento da nessuna parte. Da quello che c'era scritto sul sito, però, visto che hanno specificato che non riceveremo la box arancio, un po' me l'aspettavo che non sarebbe stato poi molto curato l'aspetto del packaging di per sé. Ma andiamo ad aprirla assieme. Rullo di tamburi, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Ok, niente, sacchetti, voilà. Ok, no vabbè ragazzi, ma una volta tolti tutti questi ovviamente sacchetti pieni di aria antiurto, cioè il nostro prodotto è questo. Ma perché una scatola così grande per un prodotto così piccolo? Comunque, oh ok ragazzi, questo mi piace. Ho visto adesso che c'è il logo di Hermès all'interno della scatola,
con la boutique Hermès di Parigi, ci sono stata. Questo è molto molto carino, ci sono le persone con le box arancioni, insomma questo è carino. Visto la premessa che hanno fatto, non mi aspettavo neanche il logo all'interno della scatola, veramente aspettative bassissime. Ma vediamo effettivamente che cosa c'è all'interno di questa scatola gigantesca. Non ci posso credere ragazzi, ma ci hanno addirittura regalato un campioncino. Cioè rendiamoci conto, veramente Hermès te le fa talmente sudare le cose che tipo un campioncino ti sembra la fine del mondo. Ma vediamo prima che cosa c'è in questa busta. Si sono sbagliati, me ne hanno mandati due ragazzi. Hermès ti è... no in realtà no. No, mi sto sbagliando io, in realtà no, è uno unico. Pensavo ce ne fossero due uguali, identici, con lo stesso logo, ma in realtà non è così, perché il logo è presente soltanto sul primo dei due biglietti. Quindi doppio bigliettino vuoto con la busta, nel caso si trattasse di un regalo carino, perché possiamo fare la nostra dedica qui all'interno. Appunto, questa non è una cosa scontata, l'ho apprezzata molto, anche tutti gli altri brand però lo fanno, ma ci davano anche la scatolina figa. Quindi. E poi, a parte il prodotto in sé, che ta-da, eccolo qua, Eau de Citron Noir con la box, ma voglio aprire prima questo piccolo campioncino, la scatolina molto carina. No vabbè ragazzi, no vabbè ragazzi, sono due campioncini di quelli brutti. Apprezzo molto che ne abbiano messi due all'interno della scatolina, quindi abbiamo veramente modo di provare questo profumo, perché è la stessa fragranza ed è la Eau d'Orange Verte, però non sono quei campioncini carini che sono tipo i mini size di profumi più grandi che abbiamo visto, tipo quelli nei calendari dell'avvento. Voi ve l'aspettavate che ci dessero i campioncini? Io onestamente, con tutte le premesse che abbiamo visto, no. Ma arriviamo al nostro prodotto. Questa è la box, come si presenta? Ta-taran, ta-taran. Eccolo qui il nostro gel igienizzante da 27 euro. Andiamo a questo punto a provarlo assieme ragazzi, perché no? Sì, effettivamente sa a tutti gli effetti di gel igienizzante di Amukina, però ha questa nota di profumo che non si sente tantissimo, ma effettivamente gli dà un profumo più piacevole rispetto a quello di alcol 100% della Amukina, ma è decisamente decisamente Amukina. Vediamo se mi profuma le mani. Beh sì, devo dire di sì, questo mi piace, però posso dire che è enorme, come, cioè quanto gel detergente mi serve? Io ne ho in borsetta, ma sono piccolini, questo è enorme. Mi fa profumare le mani, però vi devo dire che per quanto mi riguarda è decisamente un profumo maschile, cioè le mie mani profumano come se io avessi appena spiaccicato le mani in faccia a un uomo che si è appena fatto la barba e mi rimane l'odore del dopobarba praticamente uguale, sicuramente meglio dell'odore di alcol dei vari gel igienizzanti. Però questo è il nostro prodotto ragazzi, il prodotto più economico da Hermès, fatemi sapere se lo acquisterete. Molto spesso quando faccio questi video poi andate subito a comprare quello che vi faccio vedere e diventa sold out in tipo 24 ore, quindi fatemi sapere se anche questo vi ispira. E questo è quanto per il video di oggi, mia family, spero che vi sia piaciuto. Se così, non dimenticate di mettermi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere tutti i miei prossimi video. Io vi mando un bacio gigantissimissimissimo. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi stringo forte 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 forte. E io vi aspetto domani con un nuovo video, sempre alle 17:30. Ciao!